hanno aperto le porte di casa per chiacchierare con uno studente particolare. Siamo con Antonio Pastore, di 89 anni, che è pronto a prendersi il suo diploma al geometra. Come vi è venuto in mente di fare una cosa del genere? Io ho bisogno di occupare il tempo, perché io vivo solo. Per cui volevo evitare la solitudine. Per questo mi volevo impegnare in qualche cosa di utile. Questa cosa di utile l'ho trovata nella cultura. E la scelta del geometra? È una materia tecnica, e dunque è un diploma tecnico, e, per cui mi piaceva già nel corso del mio lavoro che io facevo prima ancora di andare in pensione. Voi facevate non il vigile, il pompiere. Sono entrato nei vigili nel 1955 e dunque praticamente all'epoca andavi in bocca la parola pompiere, non avevo completato gli studi, nonostante però devo dire che i miei genitori avrebbero fatto qualunque sacrifici per mandarmi a scuola, ma io a un certo punto non ho voluto più continuare. Poi si è aperta questa opportunità di riprendere ancora i libri in mano. Sì. E avete cominciato questo percorso. Prima di tutto, quanti siete in classe? Noi in classe andiamo sette. Sette, lei è il più adulto. Cinque maschi e due donne. Lei è il più adulto, ovviamente. Io sono il più anziano, indubbiamente. Com'è il rapporto con i compagni di classe, con i professori? Se c'è da bacchettare, vi bacchettano? Cioè, com'è la giornata a scuola? Fa piacere stare con gli amici studenti. E dunque ci scambiamo delle idee, soprattutto sul profilo generazionale, perché io sono più anziano, ci racconto delle cose che loro mi chiedono e così apprendo pure da parte loro e dei giovani, diciamo, delle idee loro di oggi. E dunque praticamente mi trovo benissimo con loro. C'è una materia nella quale lei è più preparato e c'è una materia nella quale lei va più in difficoltà? Certo, certo. Più preparato mi sento in italiano è la storia e geografia. E l'inglese naturalmente mi sento meno portato, meno preparato, perché bisognerebbe riprendere i libri dall'inizio. Comunque, nonostante tutto, per due anni mi sono messo sotto e ho studiato. Qual è la sua media? 7,60. Che è una media. Come media? Che è una media importante, sì, insomma, è abbastanza grande. Allora, solitamente quando si va a scuola si prende la pagella o comunque i voti, si porta a casa e i genitori sono sempre contenti o meno. Lei ha delle figlie? Sì, ce ne ho due, stanno qua. Quindi lei porta i voti alle figlie. Qual è la reazione che ha dalle figlie ogni qualvolta porta un voto buono ma anche cattivo? C'è una figlia che insegna al liceo classico. Ha il nemico in casa, insomma, in questo senso. Certo, e insegna poi inglese, dove la materia a me è più ostile. Peggio ancora. Studente sempre assiduo, sempre presente e quindi veramente interessato alle attività didattiche. Il fatto che abbia 89 anni è significativo del fatto che la forza di volontà non conosce limiti né di età né di altri tipi di restrizioni. Che tipo di messaggio emerge quando ci sono storie del genere? Messaggio che intanto non è mai tardi per poter realizzare i propri sogni dal punto di vista della formazione. Il messaggio per tanti giovani è, pur avendo una possibilità in età avanzata, è quello di approfittare nell'età proprio dello studio, perché le possibilità ci sono sempre. L'eterogeneità è la caratteristica base dei corsi per adulti. Noi troviamo nella stessa classe alunni che vanno dai 16 a questo punto agli 89 anni. Non c'era mai capitato di avere uno studente così avanti con gli anni, ma si è rivelato essere parimenti interessato e disposto all'apprendimento rispetto ai suoi compagni un po' più giovani. Si tratta alla pari, anzi lui preferisce essere chiamato per nome, lo chiamiamo Antonio, e è al primo banco, quindi è sempre inserito in qualsiasi lezione noi stiamo facendo, partecipa attivamente, è anche un po' il motore attivante della classe, soprattutto per quanto riguarda la disciplina della storia,
avendola in parte vissuto quello che noi stiamo studiando, ci permette anche di integrare con esperienze dirette. Lo avete mai beccato impreparato? Posso parlare per quanto mi riguarda, non è mai successo che nelle mie discipline fosse impreparato, perché è molto assiduo nello studio, studia giorno per giorno e approfondisce gli argomenti che noi trattiamo. È sicuramente un messaggio importantissimo, soprattutto il fatto che sia presente ogni giorno, puntuale e che rispetti ogni consegna. Aiuta anche i compagni di classe che sono più giovani e magari meno volenterosi a capire la rilevanza che un percorso di formazione può avere nella prospettiva di vita di una persona, tant'è vero che lui ha appena avuto la possibilità, nonostante l'età avanzata, ha deciso di conseguire il diploma, cioè di coronare questo suo sogno di ottenere il titolo da geometra, attualmente CAT, e quindi fino alla fine ha portato avanti il suo sogno nel cassetto. Lei ha mai avvertito che ci può essere ad esempio un po' diciamo un atteggiamento un po' più di comprensione dei professori, oppure i professori con lei sono... Certamente, sì, da parte dei professori. Quando una cosa non è chiara io ci chiedo, loro mi rispondono, sì, hanno piacere che io ci chieda tutte queste cose qua. Con i professori ci troviamo in perfetta sintonia. Sì, sì. E una volta preso il diploma da geometra, che facciamo? E questo è un problema per me, perché dopo dovrei trovare come impegnare il tempo, sennò mi annoierebbe seduto così per passare la giornata qua a aspettare che cosa. Che consiglio darebbe alle persone più adulte? Avevo scritto, mi preme stimolare soprattutto quelle persone ad approfittarne dell'opportunità che la scuola mette a disposizione per il bene del corpo e della mente. Quindi questo è, questo è uno stimolo che do agli altri adulti che molte volte si vergognano pure a una certa età di tornare a scuola con i ragazzi. E invece no, perché la cultura nella vita è la prima cosa. Messaggio molto molto importante, anche perché lo scopo del serale, dei corsi serali, è proprio quello di dare una possibilità in più a chi non ha potuto, quando era in età diciamo del percorso di istruzione, di poter completare la propria formazione o di poterla anche ampliare, perché il corso è aperto anche a coloro che hanno già un diploma, una laurea, ma che vogliono cimentarsi per esempio l'agrario oppure il corso di geometra serale per realizzare quella, come dire, quelle aspettative che magari in età giovanile non si sono realizzate per vari motivi. È giusto sottolineare l'importanza sociale e formativa che riveste l'istruzione per gli adulti, dare a chi fino adesso non ha avuto la possibilità di studiare o chi vuole prendere un secondo diploma di poter seguire un percorso che sia costruito ad hoc per le proprie esigenze e che rispetti i tempi di formazione del singolo allievo. Mentre ai giovani che non hanno voglia di studiare, che cosa vogliamo dire? Voglio dire che è un male anche in prospettiva di un lavoro. Se c'è la cultura è più facile trovare un lavoro e realizzarsi, se non c'è la cultura è un po'... È molto difficile inserirsi nel lavoro.